Video più atteso della storia mia, cioè della mia storia, perché cioè per me è un video ultra sentito, ovviamente, perché è il video che io sto facendo perché ho cambiato lavoro. Lo faccio in questo parco, motivo fondamentale è che ho calpestato una cacca di cane e dovevo pulirla. E qui ho cercato online fontanelle a Milano ed era qui. La cosa divertente è che qui è dove ho fatto la mia prima fuga, o meglio, una delle mie fughe in smart working. Cosa intendo per fuga in smart working? Fuga in smart working intendo che quando devi fare una pausa e stai in smart working, secondo me non ha poco senso farla al computer, magari guardando lo schermo, guardando dei video su YouTube, eccetera, perché tu comunque, soprattutto come sviluppatore, sei comunque già davanti al computer, quindi ha poco senso farlo. Quindi io semplicemente me ne andavo a fare delle passeggiate, ecco. Questa in particolare è l'unica che ho fatto in cui ho rischiato anche. Ho rischiato perché mentre camminavo così come sto ora, c'era un signore con un super liquidator, un signore, ma intendo tipo 80 anni, con un super liquidator che spruzzava sulle foglie. Mi vede e mi spruzza in faccia. Ovviamente non potevo non condividere questa cosa nelle storie e si vedeva che stavo in un parco alle 11 di mattina, quindi comunque in orario ultra lavorativo. Il parco è dietro casa e non è che mi ero fatto il viaggio della vita. Però vedete anche ora che timore ho nel non rivelare, nel non far trapelare notizie che magari in smart working qualche volta mi sono fatto una passeggiata. Questa sensazione a me non mi piaceva, nel senso, questa sensazione di controllo sulla mia vita non mi piaceva. Quindi, verso settembre-ottobre, come forse ho già detto in alcuni video, ho iniziato comunque a guardarmi intorno per vedere se c'erano anche altre opportunità. Cercando, ho trovato questa startup che aveva bisogno di un articolista fondamentalmente e ho iniziato così. Era un argomento su cui dovevo trattare gli articoli che comunque già avevo trattato durante il dottorato. Ma poi a proposito di nuovo inizio, maglietta scratch from the scratch come in inglese e taglio di capelli fatto dai cinesi, tra l'altro spezzo una lancia cinese a favore dei barbieri cinesi, cioè 10 euro, quindi la metà di quello che costano quelli italiani, e a Milano italiani così bravi non ne ho visti. A Benevento comunque pagavo 20 euro, era molto più bravo, però comunque pagavo 20 euro. Quindi, vabbè, perché comunque i barbieri del sud non si battono, cioè comunque i barbieri qua fanno un po' schifo, eh. Cioè, a meno che non vai proprio su quelli là che costano 150 euro il taglio di capelli, quelli là diciamo medi, che poi in realtà è il problema di Milano in generale, cioè le cose economiche, ma veramente mettono merda, cioè tipo Spontini, la pizza peggiore che esiste, perché era tipo una focaccia morbidosa, schifosa, cioè o paghi tanto e mangi veramente bene o è una merda, è una merda. Anche se piccolo sponsor Gennarì, best pizza di Milano a 5 euro, e ho detto tutto. Comunque, tornando al discorso lavoro, non mi piaceva questa sensazione di controllo, non mi piaceva il fatto che se c'era il sole fuori, soprattutto non mi piaceva l'ufficio, però cioè comunque smart working più o meno me la cavavo a livello di ragionamento. Non invece ho questa sensazione di controllo e quindi volevo cercare qualche altra cosa, ma in ufficio semplicemente no, per me l'ufficio è no, cioè io non posso stare in un ufficio, mi viene proprio, cioè il fatto che c'è un sole del genere, io devo stare fino alle 6, cioè non è che devo stare tipo, vabbè no, adesso un paio d'ore e poi puoi fare quello che vuoi, no, io devo stare fino alle 6 di sera in un ufficio bloccato e non posso neanche uscire a prendere un po' d'aria quando c'è un sole così, non posso neanche andarmi a tagliare i capelli perché cioè devo stare in ufficio, per me non è cosa. E quindi mi sono messo a cercare altro. Questa startup aveva bisogno di un articolista e ho iniziato a scrivere articoli con loro. Questo qua verso ottobre. Mentre facevo queste cose, l'impegno con loro è aumentato sempre di più. E ammetto, anche i guadagni sono aumentati molto di più. Nel frattempo ho dovuto aprirmi una partita IVA, ma questo non era stato un problema. Cioè, nel mio cervello io avrei fatto tutti e due, quindi avrei preso lo stipendio di Reply e saltuariamente lavorando con questa startup facevo i due lavoretti che dovevo fare e prendevo, arrotondavo lo stipendio. Questo era un po' il piano e questo era un po' come stava andando la cosa. Succede che
per cercare di fare anche un'attività che mi piaceva di più in Reply, cambio business unit. E effettivamente, a onor del vero, e questo devo dirlo, cioè io non ho trovato grandi difetti nell'azienda Reply per quanto riguarda essere dipendente, a parte lo stipendio, ma lo stipendio quello è un discorso nazionale, non è un discorso di Reply, cioè che gli stipendi dai sono bassi. A parte quello, io ho chiesto, non voglio programmare perché questo, bla bla bla, eccetera eccetera, mi hanno trovato un lavoro in cui non dovevo programmare. Voglio un lavoro che mi dia responsabilità, eccetera eccetera, mi hanno dato un lavoro che mi dava responsabilità. Quindi quello che volevo chiedere, quello che ho chiesto, mi hanno dato. A onor del vero, mi hanno anche proposto degli aumenti, ovviamente sempre a livello di stipendi italiani, quindi non aumenti di 5.000 euro al mese, però comunque degli aumenti mi avevano offerti. Quindi in realtà, da quel punto di vista, se io avessi avuto un po' più di volontà di voler, di poter stare in un ufficio a programmare o comunque fare un lavoro informatico più strettamente informatico, l'avrei potuto fare tranquillamente. D'altra parte, quindi mi sono ritrovato che facevo questo lavoro che mi avevano dato, che era quello che avevo chiesto, ma dall'altra parte con questa startup stavamo iniziando a crescere e fondamentalmente mi hanno chiesto se potevo impegnarmi di più. Impegnarmi di più però significava anche guadagnare di più, semplicemente perché sarei passato a un pagamento in base all'andamento dell'azienda, ok? Cioè vengo pagato in percentuale, poi di questo parleremo a fine video. Quindi voleva dire che più lavoro, più guadagno. Quindi io proprio ho abbandonato completamente lo stipendio, facendo piangere mia madre e facendola vivere di insonnia per una settimana. Però d'altra parte, potenzialmente io potrei guadagnare n soldi in più. Anche se, d'altra parte, come nel trading, come nei mercati finanziari, più aumenti il rischio e più aumenta più aumenti il guadagno, più aumenti il rischio. Infatti, potenzialmente, questa startup domani potrebbe chiudere. Potenzialmente, un mese potremmo anche non guadagnare nulla. Perché è un'attività imprenditoriale è comunque capitale a rischio, a tutti gli effetti. Io sono leggermente meno a rischio di chi la comanda, e ovviamente, perché comunque essendo comunque tra virgolette collaboratore esterno, ho meno rischi di lui, ho meno spese di lui, ecco, mettiamola così, più che meno rischi. Quindi, arriviamo al discorso topico. Qual è il punto di questa cosa? Il punto di questa cosa è che da una parte a me mi è piaciuto perché il lavoro era più premiante, era ancora più meritocratico di come poteva essere in qualsiasi azienda corporate. Perché? Perché in un'azienda che ti dà lo stipendio, tu vai bene, vai male, tu riesci a fare, lavori benissimo, prendi quello stipendio, lavori così così, magari stai nel parco, lo stipendio quello è. Soprattutto in un paese come l'Italia, dove non esiste praticamente il licenziamento, non esistono queste cose. Infatti sapete quante persone mi hanno detto: scusa, ma se tanto quelli non ti licenzieranno mai, lavori un po' meno e fai tutte e due, continui a fare tutte e due, per dirvi. Poi ovviamente io non ho neanche preso in considerazione questa cosa, perché Reply comunque voleva affidarmi anche dei ruoli di responsabilità che non potevo scagare, che non potevo fare in maniera arronzata, cioè solo per i soldi. Poi perché poi facciamo tutto questo discorso che i soldi, non bisogna essere troppo concentrati sui soldi, non bisogna cambiare azienda, vabbè, ma hai cambiato solo per guadagnare di più, magari ora qualcuno sotto mi dirà. E poi fondamentalmente il 90% dei consigli che mi sono stati fatti è stato: sì, ma che te frega, fai tutti e due, così ti prendi lo stipendio e quello che guadagni lì. Chi mi diceva niente? Là, essendo in questa azienda dove sto lavorando ora, essendo collaboratore esterno comunque, essendo comunque a partita IVA eccetera, non ho orari, non ho persone che mi controllano, che, cioè, sto qui, non devo, posso pubblicare il video ora, lui vedrà il video, non c'è nessuna colpa, quello che dovevo fare l'ho fatto, vengo pagato in base a quello che io faccio fare all'azienda, che in teoria così dovrebbe essere sempre, nel senso, l'azienda mi dà uno stipendio perché io con il mio lavoro gli faccio guadagnare più soldi. Ovviamente nel lavoro che sto facendo ora, che ancora sto ritardando a dirvi, è molto più diretto la correlazione, però effettivamente dovrebbe essere sempre così, cioè io in base ai soldi che ti faccio fare tu mi devi pagare. A te che sto 6 ore in ufficio, ce ne sto 8, ce ne sto una, ma se io riesco a farti fare 10.000 euro, tu a me 1.000 euro me ne devi dare, minimo.
la proporzione non è stata fatta a caso. Ora, il punto è: che lavoro sono andato a fare? L'azienda per cui, questa startup per cui lavoro, che prima o poi rivelerò, qualcuno di voi già lo sa perché qualcuno che ho sentito privatamente per altre cose, eccetera, eccetera, che mi ha chiesto, eccetera, gliel'ho detto. Fa software, ci sono dei software proprietari che fa questa startup, ma io non sono stato assunto come programmatore, ma come? Non saprei neanche dirlo. Oggi quando il barbiere me l'ha chiesto, la cosa che più mi è sembrata logica, la cosa che più mi è sembrata capibile, che però sintetizza un po' quello che faccio, sicuramente io faccio YouTube, nel senso, io aiuto questa startup a gestire il canale YouTube per incrementare le vendite. Allo stesso modo potrei dire che faccio un po' di social media management. Perché? Perché comunque aiuto, perché non lo faccio da solo, a gestire Instagram, Facebook, eccetera, eccetera. Faccio un po' di grafica, quindi sono tornato alle cose che facevo quando ero nella mia prima startup che feci io da solo a 19 anni. Faccio un po' di grafiche di tutti i tipi, loghi, grafiche per i vari social, grafiche, le miniature per YouTube, eccetera, eccetera. Faccio il copywriting, quindi le ad che trovate, che magari voi non sapete che azienda è, però le ad che trovate su Facebook, magari molte le ho scritte io. I titoli, quello è tutto, a tutti gli effetti copywriting, perché tu con i titoli di YouTube devi attirare, anche semplicemente il copy del video, perché poi il video in sé per sé è una pubblicità. Il video, fare video di YouTube come li faccio io, così sono per canali personali, diciamo, non è a finalità di business. Io lo faccio perché voglio fondamentalmente io sono stato assunto grazie a questo canale YouTube. Questo canale YouTube mi ha fatto avere tantissime cose positive, tantissime. Proprio una ragazza con cui, che mi darà una mano sempre per questa azienda, oggi stamattina l'ho conosciuta perché ero iscritta a questo canale. Quindi penso che questo canale è la cosa che io faccio più senza impegno, senza proprio pensarci, eppure è la cosa che più mi ha dato ritorni anche economici, perché poi questa azienda così l'ho contattata, cioè l'ho contattata e loro hanno preso in considerazione il mio profilo perché ho video con 140.000 visualizzazioni, ho un video con 100.000 visualizzazioni, ho 4.000 iscritti, ma ogni video ci sono 10 commenti, 20 commenti, tengo video che tengono 150 commenti, 200 commenti, quindi sicuramente ho creato una community e questa cosa qui sicuramente ha fatto piacere. Quindi ho cambiato lavoro, potrei dirvi faccio lo YouTube expert, come direbbe un amico di Dubai. Posso dire che faccio un po' di copywriting, come direbbe un copywriter che lavora per l'amico di Dubai. Potrei dire che faccio il grafico, come direi io. E volevo dire un'ultima cosa prima di chiudere, che in realtà è la cosa più importante che volevo dire nel video e la sto dicendo all'ultimo. Questo non deve essere un video preso come lasciate tutto e mandate a fanculo tutto. Ieri proprio mi ha contattato su Instagram un ragazzo dicendomi: guarda, non mi trovo al liceo, non mi stanno insegnando niente di buono, io già so fare i siti, già so usare PHP, già ho lavorato come freelance, fa il quinto, per dire che gente che si muove nel mondo ce n'è. Già ho fatto tutte queste cose qui, vado qui a scuola, veramente non mi stanno dando niente. E ora non so se andare all'università e magari mi ritrovo in una situazione del genere in cui perdo tempo o iniziare a lavorare. Io gli ho suggerito: guarda, sicuramente lavorando ti ritrovi a migliorare di più dal punto di vista tecnico, con l'università teoricamente, almeno teoricamente, dovresti poter aprire di più la mente, quindi magari ti ritrovi che ci saranno delle opzioni che tu in questo momento non vedi che l'università ti dà. Questo è l'obiettivo dell'università in realtà. Quindi vedi un po', secondo me fai l'università, inizi a fare, comunque ora sei ancora in liceo quindi ci vogliono ancora un po' di mesi, inizi a fare qualche progetto da freelance e vedi com'è lavorare in autonomia, anche perché per fare il dipendente c'è sempre tempo, e poi valuti, hai comunque un po' di mesi e valuti. Grazie. Questo per dire che io ho fatto la stessa cosa. Io ok che ora ho lasciato il lavoro da sviluppatore,
con tutti i pericoli del caso, con tutti i rischi del caso, cioè nonostante il fatto che io comunque a settembre, se voglio tornare a fare lo sviluppatore, ci metto tempo 3 settimane per trovare un lavoro da sviluppatore, quindi non è questo il problema. Però il punto è fare i cambiamenti in maniera dolce. Cioè io sono partito come articolista e ho fatto da ottobre, novembre, dicembre, gennaio, io ho fatto praticamente solo l'articolista per almeno 2 mesi e mezzo. Poi dopo ho iniziato a fare le grafiche per YouTube, poi dopo ho iniziato a gestirci YouTube completamente, poi dopo ho iniziato a scrivere qualche ad per Facebook, poi dopo ho iniziato a dargli una mano anche proprio per scegliere che video fare. Piano piano, piano piano, poi ho visto che anche i guadagni erano aumentati e è andata così. Quindi, sì, ok, non vi piace il lavoro che fate, non vi piace il capo, perfetto, cercate altro, iniziate a fare qualcos'altro e cercate, sforzandovi, di fare entrambi le cose per un po'. Vi faccio un ultimo esempio e poi vi lascio stare, che oggi è uscito un video lunghissimo. Grom, cioè quello della gelateria, prima di lasciare il lavoro, tutti e due lavoravano già, prima di lasciare il lavoro, per un mese loro andavano in gelateria la notte a turno e facevano i gelati la notte e poi tornavano al loro lavoro di giorno, e l'hanno fatto per 1 mese e mezzo, 2 mesi, non mi ricordo. Poi loro hanno, poi Grom è andata bene eccetera, però persino loro che avevano comunque tutte le competenze eccetera non sono passati così di botto e si hanno fatto 1 mese in gelateria proprio fisicamente. Chissà per quanti mesi hanno preparato il tutto, chissà per quanti mesi hanno trovato i contratti, hanno trovato i fornitori, hanno cercato le cose. Quindi i cambiamenti nella vita è giusto farli, però senza buttarsi dal balcone, che non serve a niente. È come quando si prova a baciare una ragazza, ma vi dico questa cosa e poi il video non finirà mai. Quando si prova a baciare una ragazza, se tu ti butti, come ho già detto mille volte, se tu ti tuffi, quella sicuro si spaventa. Tu invece ti avvicini, inizi a muovere il piedino, ti inizi a muovere verso di lei, inizi ad avvicinarti a lei, lei già lo capisce se vuoi baciarla. Se vedi che lei non si scosta, e allora avvicinati. Se vedi che lei non si scosta, e allora magari ti puoi avvicinare ancora un po' di più. Con questo cosa voglio dire? Voglio dire che, ok, magari lei comunque non ti bacerà, perché comunque non ti vuole, avevo pensato di prendere un'altra cacca, cioè mi ero spaventato. Lei comunque non ti bacerà, però almeno è molto meno probabile che lei non ti voleva baciare e tu sei arrivato a provarci.